Taranto, cosa leggeremo i tarantini oggi tra i reperti della loro storia? Vabbè, il segreto non lo svelo, lascio la sorpresa a chi sarà lì e meriterà di sentire che cosa c'è, che cosa ascoltare per il fatto di essere appunto venuto a visitare questo posto meraviglioso. Sicuramente leggeremo qualcosa di attinente alla storia di questa città, alla grande tradizione storica e le sue origini. E quindi è stato anche per me molto interessante andare a curiosare sulla storia di questa città. Ti è mai capitato di interpretare questi testi in un luogo del genere, in una necropoli antica, antichissima, che rivela il cuore dell'origine della città di Taranto? Ma qualche volta mi è successo di recitare in siti archeologici e in posti magici come questo. Ricordo l'estate scorsa, due estati fa, un plauto fatto appunto nei siti archeologici. Ed è sempre una grande emozione perché poi ascolti quello che questi luoghi ti danno e percepisci proprio che noi siamo immersi nella storia che dobbiamo ascoltare, perché questa storia racconta di noi e quindi noi dobbiamo essere anche molto attenti a quello che la storia ci dice. Da Pugliese c'è un'attenzione in più. Certo, da Pugliese c'è un'attenzione, ma anche un'emozione, c'è anche una responsabilità. E anche un grande onore. E poi mi piace l'idea di essere in una terra come la Puglia, che è la mia terra, a fare qualcosa per i pugliesi. Nel 2000 ha interpretato il film Quello che le ragazze non dicono di Carlo Vanzina. Se ci puoi dare un ricordo del regista appena da poco scomparso? Beh, un ricordo lontano, è stata un'esperienza molto, molto interessante dal punto di vista professionale, insomma un grande professionista, un grande maestro, quindi sono uno dei tanti che ha avuto la fortuna di conoscerlo. Grazie.